Amici di Trebi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Attenzione, tanta carne al fuoco e soprattutto tanta neve in arrivo. E allora partiamo proprio da quello che accadrà nelle prossime ore, perché alla fine di oggi, questa notte, ecco la neve che torna a interessare le regioni di nord-ovest e anche il medio e alto Tirreno, con fiocchi non particolarmente diffusi e intensi, però appunto la neve tornerà a fare la sua comparsa probabilmente anche su Roma città. Però in realtà questa volta si tratterà di una nevicata abbastanza coreografica, nulla di più, e vedremo che il grosso delle precipitazioni nevose domani si sposta verso le regioni settentrionali. Ma ora andiamo con ordine, partendo dalla distribuzione della pressione al suolo a livello europeo, perché poi è il motore di quello che capita anche in Italia. Questo centro di bassa pressione è quello che muove i sistemi nuvolosi verso il nostro paese. E così tra domani e dopo molta variabilità sull'Italia, con il ritorno, diciamo, anche della neve. Le macchie bianche rappresentano le nevicate previste domani in tutto il nord e anche su parte del centro Italia. Poi ci sarà una pausa alla fine della giornata di domani e venerdì altre nevicate in arrivo, sempre solo al nord. Il centro-sud invece vedrà delle precipitazioni di passaggio, ma nevicate sempre meno diffuse, sempre meno presenti, perché guardate, le temperature nel frattempo tornano a guadagnare qualche grado. Quindi ci lasciamo alle spalle il grande freddo, già a partire da giovedì temperature in aumento nelle regioni meridionali e anche su parte del centro, e poi vi anticipo, nel weekend anche il nord Italia avrà un'attenuazione del freddo, e a quel punto guardate, grosse ondate di gelo non arriveranno più. Quindi insomma ci lasciamo davvero alle spalle nei prossimi giorni il periodo più freddo di questo inverno. Ma poi attenzione, andiamo alla giornata di domani, perché appunto la neve tornerà al nord. Ecco qua le nevicate che interesseranno un po' tutto il nord-ovest domattina, e anche la Toscana, l'Umbria e le Marche, mentre il Lazio, come vedete, comincia a essere lasciato, abbandonato dalle precipitazioni nevose, rimarrà qualche piovasco. A fine giornata anche il nord-est verrà raggiunto, e così in totale domani le nevicate previste interesseranno tutto il nord, la Toscana, l'Umbria, le Alte Marche. Questi sono i quantitativi, cioè l'altezza del manto nevoso che rimarrà a terra, e come vedete le zone maggiormente colpite saranno Liguria, Basso Piemonte, Bassa Lombardia, Emilia, Toscana, Romagna e Alte Marche, lì dove la neve sarà particolarmente insistente, con quantitativi attorno all'Appennino tosco-emiliano anche fino a 20 centimetri, oltre in alcune zone sull'Appennino si sfiorerà il mezzo metro. In molte zone del nord invece nevicate in realtà deboli, quindi con un massimo di 5 centimetri. Poi insomma, bene o male, tutto il nord la neve la vedrà. Con questo è tutto, poi vi anticipo solo così a voce che comunque il tempo rimarrà molto variabile anche nel weekend e settimana prossima, ma ripeto, con temperature in aumento. Con questo è tutto, state con noi perché ne vedremo delle belle, quindi vi aspetto qua su trebimeteo.com.